Buongiorno amici del canale, oggi è una giornata speciale perché vi presento per la prima volta uno dei miei nuovi colori, profumo d'Oriente. Vi stupirò con le sue note calde e profumate di spezie, ma con un restyling proprio in stile Magic Paint, perché utilizzeremo il colore in purezza, sì, ma con le mie tecniche che vi ho già insegnato su tanti mobili. Sarà miscelato, mixato, modificato. È un colore spettacolare perché è veramente bello utilizzato su mobili contemporanei, in purezza, liscio, fine. È bellissimo sulle righe, ma è anche molto molto bello sui mobili classici di un altro tempo. Questo è un vecchio portavaso da notte. L'ho recuperato nelle mie scorribande francesi e quando l'ho visto ho detto: "Ma che bel portavaso!" E la mia amica Barbara mi ha detto: "No, non è un portavaso, qua ci mettevano i vasi da notte." E c'era anche un tappo. Ma io lo utilizzerò come portafiori. Li metterò nel mio salone, a casa mia. E niente, fregi sulle zampotte. Fregi nella parte superiore perché lo voglio un po' ingentilire e non voglio che si possa pensare che era un portavaso da notte e lo modificherò. L'ho pagato 10 euro. Partiamo. Spargendo sulla superficie un po' di craquelé, perché con le tecniche che farò poi ci sta bene un po' di craquelé. Quindi picchietto un po' dappertutto, anche se ci sono dei punti che saranno completamente coperti dal fregio, ce ne sono molti altri che non lo saranno. E quindi per me è importante comunque fare un bel lavoro molto omogeneo. Quindi io metto il craquelé ovunque. Poi, se in questi punti non si vedrà perché sarà leggermente coperto, non importa. L'importante è aver fatto un buon lavoro preventivo. Non ne metto molto, vedete che sto tamponando. Deve essere una cosina molto molto delicata ed elegante. Partiamo incollando i fregi, ma oggi vi faccio ridere. Guardate qui la mia postazione. Ho messo a scaldare i fregi su questa piastra di ghisa, una piastra che non uso più per cucinare, utilizzando la conduzione del calore. Quindi invece di star lì pezzo per pezzo, scaldo la piastra e li prendo quando mi serve senza bruciarli. Utilizzatelo come metodo, piuttosto se è una pentola che utilizzate ancora, una piastra che usate ancora, mettete un pezzo di carta da forno. È più facile, non vi bruciate le dita come spesso invece accade con me. Dovete avere adesso colla vinilica, un pennellino per far aderire bene i fregi e un po' di acqua. Sapete che questa ci aiuta a togliere i rimasugli di colla. Partiamo con i fregettini piccoli e vedete come sono morbidi senza che mi brucio le dita. Quindi un po' di colla. Devo essere un po' velocina, perché altrimenti lui si va di nuovo a raffreddare. Collo, lui lo metto qui sul piedino e lo faccio aderire perfettamente al piede. Vedete com'è facile incollare i fregi quando sono sempre belli tiepidi? Ci mettete molto di meno e non fate fatica. Ora un secondo pennellino con un po' d'acqua e tolgo via gli eccessi di colla. Questo qua è un ottimo metodo, quello della piastra, soprattutto quando dovete fare i cordoni, perché i cordoni sono molto lunghi e creano un po' di disagio nella gestione quando si è soli, soprattutto ad applicarli. Invece così è facilissimo. E voilà, guardate che carino, perfettamente congruo con la superficie. Continuo con un altro fregino. Guardate che carucci i miei fregi sulle zampine. Li ho attaccati su tutte e quattro le zampine, su tutte le facce. Ricordate, codice 1644. Ora invece continuo mettendo un fregettino qui.
e lui è il codice 2443. Fregio già caldo sulla mia super piastra e morbido, vedete come si flette? E lo posiziono qui, molto carino. In questo caso metto la colla sulla superficie perché voglio che aderisca bene, tanto poi coprirò con il colore e posso comunque asportare l'eccesso utilizzando il pennellino. Faccio aderire bene. Ricordate che tanto poi la colla diventa trasparente, ma comunque potete fare un bel lavoro togliendo comunque gli eccessi, vedete, con l'acqua e il pennellino. Io ho esasperato apposta per farvi vedere come viene bene quando si toglie con l'acqua. Precisissimo. Continuiamo. Se volete potete anche picchiettare cercando di essere precisi mettendo la colla qui. Schiacciamo bene 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 bene. Picchietto un goccino di craquelé ancora sui fregi, perché voglio che un pochettino screpolino anche loro. Voi mi direte, Elisa, ma perché allora il craquelé l'hai messo prima e non lo potevi mettere dopo? Per ottimizzare i tempi, perché il craquelé si asciuga naturalmente, è ancora meglio, viene ancora più bello, delicato, naturale, senza forzare con un phon. Ora io ho appiccicato i miei fregi, il craquelé sotto è già ben asciutto, ma passando un attimino sui fregi non combinerò nulla, nessuna catastrofe, ma ci sarà comunque il craquelé, asciugherà molto in fretta. Se volete fare in fretta certe lavorazioni, ricordate che spesso si può anche ottimizzare pensando di fare prima uno, poi l'altro. Siete pronti per vedere quanto è bello profumo d'Oriente? Ecco qui. È molto denso e molto coprente. Ricordate che noi qua sotto abbiamo il craquelé e quindi non si può giocare troppe volte avanti e indietro. Buona la prima. Vado sulla zampottina, così rifinisco questo pezzo. Picchietto un pelino. Alliscio. E basta. Bellissimo, mi piace proprio tanto. Continuo. Ricordate sempre che con il pennello si deve seguire il legno e ora il legno fa così. Bello questo colore, veramente profondo. Bello, bello, bello e profondo. Il craquelé sta già uscendo, è stato velocissimo. Bello, bello, bello. Questo colore con il craquelé rende veramente molto. Coloro anche la parte sottostante, per essere più precisa. Ultimi dettagli e
poi faccio asciugare bene, 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 perché se questo portavasi non è asciutto completamente prima della prossima procedura, viene fuori un pasticcio. Quindi questa volta mi spiace per voi, ma dovete avere molta pazienza. Ma potevamo essere banali sul restyling così particolare? Decisamente no. Quanti anni sono che i nostri clienti ci chiedono un senape? E io non ho Tantissimi. mai ceduto, perché io non devo fare le cose quando me lo dicono, ma quando è ora di farle. Infatti questa nuova palette di colori è eccezionale e stanno tutti bene l'uno con l'altro, una palette calda, armoniosa, e questo senape sta veramente bene dappertutto. Dove lo metti, metti, sta bene. Vorremmo, diciamo, restare in tema d'Oriente utilizzando questo bellissimo transfer, la fotocopia laser che si utilizza con il nostro liquido magico. In tema chinoiserie. Perché? Perché a parer mio è un abbinamento perfetto. Secondo me sta molto bene questa trama con questa tonalità e poi vedrete la prossima lavorazione. Ho semplicemente tolto il bordino da qui, perché non la farò dappertutto, la farò solo in questa parte, nel rettangolo centrale, da qui fino a perdita d'occhio. Quindi questa parte qua la taglierò in base alla larghezza definitiva. Farò un posizionamento e poi un secondo posizionamento. Con due fogli diciamo che faccio una parte. Per tutto ci vogliono 2, 4, 6, 8 fogli. Quanto costa più o meno un foglio? 2 euro circa. Con pochissimi soldi riusciamo a fare tutto questo progetto. Diciamo che questo è un progetto che è complicato perché ha tante facce. Solitamente un cassettone, per esempio, ha tre cassetti e già con 4 o 6 fogli si riesce a fare tutto. Costo molto esiguo. Partiamo? Emma stamattina ha ricontrollato tutti i disegni e tutte le, diciamo, particolarità della stampa e ha controllato anche, come sempre, che fosse riposizionabile. Glielo spieghi cosa vuol dire riposizionabile, Emma? Sì, prendo un'altra fotocopia così si capisce meglio. Brava. Praticamente, se noi prendiamo questa fotocopia e ne affianchiamo un'altra uguale, il disegno che finisce da qua continuerà in questa parte qua, in modo che sembri una tela infinita. Stessa cosa funziona da sopra a sotto. Esatto, questa cosa è molto bella perché veramente potrete fare per esempio tutta la parte frontale di un cassettone, di un armadio, spendendo pochissimi soldini avrete una tappezzeria che si ripropone all'infinito. Ora, noi non cerchiamo un disegno perfetto per due motivi. Primo perché la base è molto materica e sapete bene che per avere una fotocopia super super evidente bisogna leggermente carteggiare, ma io non voglio perché non voglio perdermi il craquelé e le altre lavorazioni. Secondo perché non voglio un disegno troppo perfetto, lo voglio un po', vedo non vedo. Quindi non mi interessa se non sarà precisissimo, ok? Ma se voi lo voleste preciso, basta avere una base, diciamo, molto liscia. E carteggiare con una grana liscia superfici prima di fare il transfer, togliendo ovviamente poi la polvere con un panno in microfibra umida. Ora si parte, queste sono le linee guida, si posiziona il foglio, ora io lo taglio perché voglio che arrivi perfettamente qui, dove inizia questo pezzo di legno, io prendo questo rettangolo, ok, tagliamo. Vi servirà liquido magico, un pennellino, un cucchiaino o cucchiaio. Mi raccomando, si lavora a piccole campinature, quindi un po' per volta. Io parto e poi Emma mi segue. Tiriamo sempre sul foglio. Inumidiamo la parte che dobbiamo trasferire e si vedrà perché passando il liquido vedete che diventa più scuro. E si nota sotto il disegno, diventa più trasparente. Soffiamo per eliminare eventuale eccesso e poi tranquillamente si gratta col retro del cucchiaio o cucchiaino. Beh, perfetto, direi Emma, che dici? Ti piace? Bellissimo. Continuiamo sul resto della superficie.
Certo che in due ci metti nulla. È bello da fare con qualcuno. Mettete sotto nipoti, bimbi. Che carino. Bellissimo. Spettacolo, bellissimo. Prima parte perfetta, ora prendo la seconda e la dispongo continuando. È importante andare sempre a filo, mi metto qui, non devo andare sopra il disegno che c'è sotto, nella parte superiore, così, perfetto, perfetto, è perfetto qui. Mi metto un pezzettino di scotch, grazie. E continuiamo. Io ovviamente prenderò tutta questa parte qui. Questa la taglio così non la spreco. In un senso e sempre anche nell'altro senso, mi raccomando, ricordatevi sempre. Perché è importante schiacciare seguendo la pennellata in modo che entri bene dentro le righine. Perfetto, vedete il disegno continua. Ora finiamo e continuiamo con un altro lato. Ultimi dettagli ma i più importanti. Spugnetta in abrasiva e inizio facendo un goccino di decapè sulle bordi. Passo un pannettino umido per togliere un po' di polvere e vedere se mi basta quanto ho anticato, perché la polvere a volte maschera. Questo colore è proprio bello in purezza e adesso che lo vedo così leggermente decapato mi viene voglia di rovinarlo ancora un po', quindi la cara vecchia tecnica dello strappo. Mi raccomando, sapete che se attaccate bene premendo, staccate tanto, perché la colla contenuta nel nastro è molto forte, ok? Soprattutto se avete colorato superfici molto lucide e perché non è ancora protetta la superficie, quindi non avendo ancora né cera né protettivo si può staccare. Io non vado a pezzi molto molto grossi come l'ultimo video in cui strappavo tantissimo, perché voglio fare delle micro lesioni sulla superficie, che detto così è brutto, però non voglio rischiare di portare via enormi pezzi di transfer, mi piace moltissimo, ma al contempo è bello un po' anticato, così non mi piace perché sembra finto. Quindi piccoli pezzi alla volta e non sempre in verticale, a volte vado in orizzontale, a volte in verticale, a volte in obliquo. Se volete vi potete sempre aiutare con lo straccettino. Visto cosa intendo? Qui va bene perché non c'era un bellissimo disegno tipo questo, ma se lo fate in un punto che vi interessa molto sarebbe un peccato magari scrostare punti molto evidenti. Avendo un pezzo di nastro piccolo non posso fare grandi danni. Se avessi avuto un nastro carta molto grande e l'avessi messo magari in verticale avrei sicuramente fatto qualche danno al pezzo e bisognava ricominciare da capo. Quindi pian piano e mi raccomando, quando schiacciate cercate di calibrare bene dove andate. Io, vedete, faccio piccoli pezzettini e tolgo poco. Questa è la screpolatura che mi interessa avere oggi. Questa. Vedete che oggi il nastro si può utilizzare molto di più perché ovviamente ha già perso un po' di colla e quindi strappa meno.
E poi anche perché si spreca meno nastro. Un velo delicato di cera trasparente, la cera leggendaria, fantastica per sigillare e proteggere negli anni il nostro restyling. Utilizzate sempre il pennello per le cere, mi raccomando. Non usate i pennelli che usate per la pittura. Già vedrete il colore, diciamo, vivere, spiccare, perché sapete che i colori, fin quando non sono sigillati, non sono definitivi. Possono ancora essere magari troppo chiari o troppo scuri. Cambiano moltissimo una volta che hanno la cera o il protettivo, ciò che sigilla. Ho deciso di regalare al mio portavaso un tocco delicato di Noyer Foncé, la mia cera liquida marrone scuro. Perché? Non perché voglio modificare la tonalità, perché non la voglio modificare di nulla, è proprio perfetta così, ma perché voglio anticare un pochettino, sporcare un pochino le zampine, far risaltare meglio i fregi e sporcare i laterali. Invece il colore principale e il fondale lo voglio proprio così. Quindi spalmerò la cera in pochi punti, quasi picchiettando, e la tolgo quasi subito perché l'effetto deve essere delicatissimo. Giratela bene, mi raccomando, perché essendo liquida può dividersi. Giro, tiro, tiro, tiro. Pennello a punta, un alleato pazzesco quando si lavorano superfici come questa. Acquistatelo. Io oggi ho preso il punta 2, il più piccolino, mi basta e mi avanza. Il punta 4 per restyling molto più grandi. Vedete che la tonalità che si sposa è veramente perfetta, perché non altera il colore di base, anzi va semplicemente ad aiutare nel suo lavoro di anticatura. Guardate, è una cosa quasi impercettibile, guardate. Ma il fregino, che prima era un pochettino nascosto, ora si vede di più ed è più realistico. Ricordate sempre che la cera liquida asciuga abbastanza in fretta, quindi se volete asportarla dovete fare in fretta. Io quando voglio semplicemente atticare alcuni punti faccio così, la spalmo, la massaggio e poi ripasso delicatamente, picchiettando. È bellissima la tonalità che assume, molto discreta e perfetta con lo stile di questo vaso. Vedete, ora io passo, stendo leggermente perché non voglio che si alteri assolutamente il mio colore di base. Voglio solo anticare alcuni punti, dare un effetto di profondità anche al disegno, lasciando la centralità al naturale. Ma la cera Noyer Foncé dona delle tonalità che sono pazzesche, i colori.
ultimi ritocchi, perché io guardo sempre i miei pezzi da vicino e da lontano per vedere ulteriori difetti o mancanze. E poi vado direttamente a metterlo in casa, perché sapete che con la cera basta massaggiarlo anche il giorno dopo. E vediamo come sta. Anche questo restyling è finito, che ne dite? Ero proprio curiosa di vedere come stava qui, perché ho dei, diciamo, dei tocchi di ocra, di oro, e secondo me vicino a questa finestra, dove la pianta prende tantissima luce, sta veramente, veramente, veramente bene questo vaso. In più ha molto il fatto che sul pavimento ci sia della pietra, c'è un bel distacco con il colore, sono molto molto contenta. Ogni colore deve essere contemporaneizzato in casa vostra, ricordate che se vi piace ma in casa non c'entra nulla, bisogna trovare il nesso tra la vostra casa appunto e quello che vi ispira il colore. Mi raccomando, ditemi nei commenti se vi piace e al prossimo restyling. Ciao!